Salve a tutti, in questo video tutorial parlerò di un effetto molto usato per l'audio e si chiama ducking e serve per fare in modo di tenere l'audio della musica di sottofondo sempre alto e in automatico quando si parlerà l'audio della musica si abbassa da solo perché ci sono dei parametri da preimpostare prima sull'audio desktop e praticamente questo effetto è un compressore. Allora, non ho aperto volutamente da farvi vedere un OBS perché negli altri video ho già spiegato OBS e anche dove si vanno a cercare e impostare i filtri. Vi dico che andate nell'audio desktop, premete sull'ingranaggio, cliccate su filtri e vi si apre la sezione dei filtri dell'audio desktop. Io già in altri video avevo spiegato i filtri dell'audio desktop e del microfono e lascio comunque il limitatore. Vediamo come si imposta il compressore chiamandolo ducking, quindi seleziono compressore. Ducking, mi piace chiamarlo col suo nome così so che cosa sta facendo. Le impostazioni che ci sono non vanno bene perché se le lasciassi così e poi facessi partire l'effetto non funzionerebbe, quindi direi OBS non sembra in grado di fare quello che deve fare. E adesso vi faccio vedere passo passo tutte le impostazioni come vanno messe. Guadagno proporzioni, cioè rapporto proporzioni. Ogni volta che io parlerò, l'audio del desktop si deve abbassare di un tot. Qui è scritto 10%, troppo. Metto il 5%. Cioè, si abbasserà del 5%. Soglia, cioè deve intercettare il volume del mio microfono. Quando il mio microfono arriva a un certo volume, allora partirà l'audio ducking. 18 è un volume troppo alto, mettiamo meno 40. Quindi quando arriverò a meno 40 dB, meno 40 dB, eccolo qua, sarò in grado di far partire l'effetto ducking. Attivazione. Entro quanto si deve attivare l'effetto? Non deve essere troppo scattoso, ma neanche troppo lento, quindi gli do 50 millisecondi. Questo è quando deve smettere e che il lascio deve dare e non glielo do uguale all'attivazione, glielo do più lungo in modo che il lascio della musica che dal basso arriva verso torna verso l'alto sia un po' più uniforme, che non sia troppo rapido. Il guadagno non glielo do perché il mio audio è già a posto e quindi non ho bisogno di alzare il volume in nessun modo. La cosa più importante è questa, la fonte. Devo dirgli che si colleghi all'audio del microfono, se no il ducking non funziona. Fatto questo, faccio un chiudi. Adesso io sto solo parlando e questo non basta per far attivare il ducking. Basta aprire un qualsiasi lettore MP3 e far partire un brano. E il brano lo sentirete ad alto volume, quando comincerò a parlare il brano si abbasserà, quando smetterò di parlare il brano ritorna ad alzarsi. Questo è il brano che ho messo apposta da discoteca per far sentire che è bello alto, quando io sto parlando il brano si è abbassato e adesso smetterò di parlare e l'audio si alzerà di nuovo. Come avete potuto sentire, la modalità di alzare l'audio dopo che io smetto di parlare è molto tranquilla, quindi non è di colpo si alza l'audio. E i millisecondi di entrata del mio effetto funzionano perché il mio modo di parlare non fa sì che l'audio si alzi di nuovo perché non riesce a capire che io sto ancora parlando. Vabbè, qua siamo in una pausa, quindi non si nota. Qua che sta cominciando a muoversi un po' di più il brano, io posso parlarci.
Ehi là, io posso parlarci come un DJ? Yeah! Questo è il brano Royalty Free che ho scaricato da YouTube. Quindi YouTube non dovrebbe più rompermi le scatole per brani protetti dai diritti d'autore. Yeah! Ok, per questo video tutorial è tutto.